Bentornati a Babylon, Babylon Cinema, lo leggete qua sopra. Perché cinema? Perché è in uscita Sono Io, un cortometraggio inedito scritto e diretto da Ciro Rossi. È un corto che dà voce al terribile virus che stiamo vivendo e che da mesi ha stravolto le nostre vite. È un'opera contemporanea dal sapore internazionale, è un'opera quasi neorealista, viene definita così, recentemente premiata, peraltro ve ne leggo i premi che ha preso, perché sono tantissimi: miglior corto sperimentale all'International Short Film Festival di Mosca, tra i finalisti del Lisbon Film Rendezvous 2020, Rieti e Sabina Film Festival e nella selezione ufficiale del Grounded Film Festival 2020 e del Broadway International Film Festival 2020 di Los Angeles. E allora io ve ne faccio vedere un piccolo estratto e poi vi presento l'ospite in collegamento con noi. Sono io. Sono invisibile. Entro dentro di voi. Vi alzo la temperatura, a volte invece non vi alzo niente. Vi lascio lì come se niente fosse, come se io non esistessi. Sono cattivo, inattaccabile, inafferrabile. Io sono arrivato qua per sconvolgervi l'esistenza, i vostri equilibri fasulli, le vostre abitudini mediocri. Io non guardo in faccia a nessuno. Bianchi, neri, gialli, ricchi, poveri, spazzini e calciatori. Io sono un vero democratico. E voi mi odiate. Ma la natura? La natura, i cieli, i fiumi, i laghi, i mari, mi ringraziano. Avete detto a un certo punto che attaccavo anche i cani e i gatti, che infettavo anche loro. Ma non è vero. Io attacco solo a voi. Ce l'ho con voi. Le città mi ringraziano per l'aria pura che ho riportato. Anche il buco dell'ozono si è chiuso un po'. Poi si è chiuso. Eh già, ho fatto molti, molti morti. Ho fatto chiudere attività. Ho fatto perdere anche un po' la stima verso i vostri governanti, no? Ho spostato l'attenzione verso l'altro, verso il vostro vicino, alzando un po' lo sguardo dal vostro ombelico. Le giornate passavano più velocemente. Sono saltati matrimoni fasulli, coppie, mogli che chiedono divorzi, mariti che si sono accorti adesso di avere due figli a casa. Wow! Vi siete accorti anche che ci sono degli angeli custodi nel mondo, degli eroi! E dovevo arrivare io per farvi vedere. Siete picotti. Siete ipocriti. Mega. E noi abbiamo in collegamento proprio Ciro Rossi, regista e autore di Sono Io. Ciao, ciao Ciro, eccolo qui con noi. Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao, buonasera. Allora, lo abbiamo visto, Sono Io. La prima domanda che ci viene da farci in realtà è questa: ne abbiamo parlato moltissimo a Babylon in questi tempi di opere che hanno come soggetto proprio il periodo che stiamo vivendo, proprio questo virus e il momento che stiamo attraversando, no? Io la domanda che ti faccio è: perché parlare di una cosa che stiamo ancora vivendo? Cioè parlare, narrare una storia mentre questa storia si sta ancora svolgendo, da dove nasce questa idea, questo spunto? Questa storia è nata verso fine marzo, metà aprile, quando eravamo chiaramente in lockdown, chiusura. Io correvo, io sono sportivo, mi alleno e quindi facevo questa corsetta intorno al palazzo. Poi tornando a casa mi è venuto in mente di buttare giù questo testo, nel senso che mi è venuto molto di getto. Ma guarda, rivederlo adesso mi ha fatto anche ripensare altre cose. Ogni volta che lo rivedo poi mi fa riflettere diversamente, mi fa venire fuori anche delle cose diverse, no? È quello che accadrà peraltro ai tanti che lo guarderanno, sicuramente. Sì, perché c'è molta ironia, ma dietro c'è un'arrabbiatura. C'è un'arrabbiatura evidente di quello che stava accadendo, almeno in quel periodo, aprile. Io, certo, ripeto, scritto in quel periodo,
Quindi leggendo quei numeri finali di tutte quelle morti che ci sono state in quei 4 mesi, da gennaio a maggio 2020, di altre cose, leggendo un giornale, leggevo che ne so che sono morti 4 milioni di persone di fame o 3 milioni di persone di cancro, io ho perso 2 o 3 persone morte di cancro che se ne sono portate via così in brevissimo tempo, nell'ultimo anno, e questa cosa ha fatto sì che mi ha fatto riflettere perché si parlasse così tanto di questo Covid, pur non avendo fatto questi numeri impressionanti rispetto a quelli che ci sono sempre, ma questo non toglie dal dramma del problema del Covid, non è che sto svalutando, anche se ci fosse stato un solo morto, era comunque un problema, no, era solamente, ecco, quindi però veniva da un'arrabbiatura da semplice cittadino, poi io faccio arte, sono un attore, un regista, dipingo, insomma io vivo di arte, non potrei fare altro, e mi chiedevo da cittadino normale, dice, perché stiamo parlando veramente troppo tanto così di questo, e ho capito perché poi si parlava tanto di questo, però volevo solamente, ecco, far vedere i numeri che... Quindi a rivederlo mi dà veramente... Cavolo, ero arrabbiato. Lo stiamo vedendo che tra l'altro nel corto ci sono anche più attori, no? Con lingue differenti. Sì. Stavamo vedendo le immagini che prima scorrevano, non ci sei solo tu, c'è anche moltissimo altro materiale umano proprio, capitale sì. Umano, parlando così. Sì. Facendo sì. Ovviamente un'illazione abbastanza... provocatoria, non nei tuoi confronti ovviamente. No, allora tu no, hai no. detto che il corto è ironico, sì, è ironico, però non tralascia neanche le conseguenze ovviamente sociali, le drammatiche no, conseguenze, certo, sia sociali certo. che economiche che fisiche, no, ma ovviamente, ironia, no? ironia tagliente, si sta parlando. Certo, è comico, è ironico, esattamente. Tu prima di raccontarlo, come stavi vivendo questo momento e poi come lo stai vivendo adesso? Come stavo vivendo dici, il lockdown? Sì, come hai vissuto il momento che abbiamo vissuto poi tutti in realtà. Guarda, cosa... io sono stato bene, nel senso che l'unica cosa, io ho una figlia di 11 anni che stava a Milano con la mamma, e quella è stata la cosa più difficile, stare lontano da lei. Per il Certo. resto mi sono un po' adeguato, e quindi ho letto, ho guardato film, ho dipinto, ho smesso di fumare. Guarda, non è stato male, ti dico la verità. Nel senso, mi ha permesso di scrivere, conoscere, leggere dei libri, guardare dei film. Di C'è di analizzare peggio. insomma questo momento anche dal C'è di punto di vista peggio. C'è di artistico, peggio. no? Sì. Sicuramente. Ma la scelta del bianco e nero sta a significare qualcosa in particolare? Perché fare un cortometraggio in bianco e nero adesso? Qual è la simbologia dietro questo tipo di scelta? Se c'è, se non c'è, Ma no. guarda, non, a livello di gusto mi piaceva molto il bianco e nero, mi sembrava più forte. Come vedi, ora stiamo vedendo Francesco Paolo Amoroso, questo attore che fa la parte finale, che è quella molto più forte. E veramente di quello che stiamo mangiando in questo è incredibile, a rivederlo mi dà sempre. E quindi il bianco e nero mi sembrava molto intenso. Questo è mio nipote, Tommaso, e è molto, mi dava qualcosa di intensità, no? Bianco e nero, stretto, fondo nero, guardare dritto nella camera, non ci deve essere distrazione, e boom. Certo. Volete questo? Ve lo faccio vedere. Adesso guardatemi, come Per diceva permettere, Proietti, gli occhi diciamo, a di me, please. concentrarsi sulla drammaturgia, sul testo, no? Su quello che vuoi comunicare, piuttosto che sulle Sì. immagini che magari... Certo. Sì, non ci deve essere dispersione del messaggio. Sì, E anche perché quindi... io... No, no, prego, scusami, ti ho interrotto. No, 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 scusami te, tu, dimmi. Io ho detto in apertura che Sono io poteva essere un'opera, ho usato le parole, quasi neorealista. E difatti tu ti sei sempre interessato moltissimo a tematiche che coinvolgono, no, proprio la sfera del reale e del contemporaneo. Moltissimi tuoi lavori, come Busie, come Rubio, tu hai trasformato una pubblicità in un cortometraggio, quindi lavori molto con la realtà. Hai anche fatto, sei anche autore di Binario 4, che è proprio sullo stop child trafficking, sul dramma, no, dei bambini che vengono rapiti, che sono dispersi. Ecco, questo come si può raccontare il reale dietro la macchina da presa?
In questo senso, cosa ti piace? Cos'è che prediligi? Un dramma che senti tuo perché lo senti, perché hai un bisogno di raccontare la realtà? Ma io, a me piace molto leggere e raccontare storie nuove. Mi ritengo proprio un testimone di arte, ma un testimone proprio in generale, che quindi facciamo da tramite. Mi tocca molto, sicuramente ho una sensibilità, forse anche, non ti dico maggiore, ma una sensibilità che gli toccano certi temi. Temi che poi non vengono raccontati tanto, credo. Sì, Cioè, cioè quindi io il sono tuo lavoro musie dell'idea. perlomeno, no? È sulla violenza sulle Sì, donne, esatto. anche Anche lì era una. psicologica. Sì, assolutamente, anche lì era una storia vera. E anche lì, esatto, un maltrattamento delle donne, di questa ragazza in difficoltà, senza il padre, con il conflitto con la madre. Storie di tanti giovani. E niente, queste comunque le tematiche mi toccano. Binario 4, poi ho saputo la notizia 2 o 3 giorni fa che abbiamo vinto un festival a New York per la Best Story. Anche questo è stato motivo di grande soddisfazione, perché un conto poi prendere delle storie, raccontarle, un conto poi vedere un riconoscimento, no? Chiaro. Questo è Tu questo all'interno dei tuoi è lavori, sia in Sono Io che negli altri, usi molto il dialetto, cioè Sì. gli attori si esprimono molto in dialetto anche. Che tipo di scelta è questa? Guarda, sono io ho pensato che veramente questo Covid ci ha messo un po' a nudo a tutti, nel senso che non c'era distinzione, veramente quando si parla di democrazia, e la democrazia cioè che non guarda in faccia a nessuno, tutti uguali, bianchi, neri, ricchi, poveri, gialli, cioè tutti a nudo, quindi ritornare un po' nella nostra intimità, nelle nostre radici. E quindi mi è venuto in mente di coinvolgere questi colleghi, attori e artisti, amici, sia in Italia che all'estero, dove c'è la giapponese o il georgiano, il russo, l'inglese, il francese, e o il dialetto di un paesino della Puglia, o siciliano, o fiorentino. Mi piaceva, stiamo perdendo un po', io credo che ultimamente stiamo perdendo un po' la nostra intimità, la nostra fragilità intima che sta nelle radici. E il Per dialetto questo. va a significare proprio la fragilità e l'identità, no, di una persona. Sì, perduta, che poi se ci fai caso tanti dialetti vengono anche presi in giro, cioè uno pe perde veramente, c'è un'omogolazione, insomma, un concetto che poi il discorso è anche molto più ampio e profondo, però mi piaceva ritornare un po' all'intimità e il dialetto, le radici credo che siano la nostra intimità maggiore. Infatti, poi insomma, sono rimasti molti molto contenti di partecipare anche nella loro lingua, esprimere il loro dialetto. Questo veramente ho visto un grande riconoscenza e ringraziamento da parte di loro, insomma, dei colleghi, artisti, attori. A me la questione dialettale fa pensare al concetto di polis, no? E quando penso al concetto di Sì. polis mi viene sempre in mente la questione politica. C'è per caso una morale politica all'interno di questo lavoro? Ma la politica credo che riguarda tutti noi, riguarda tutti i giorni, riguarda ogni argomento, ogni cosa è politica, no? E poi, sai, questo non credo che può essere un po' più di sinistra, non lo so, non era il mio intento metterci un tema politico, certo, è un messaggio umano di una persona semplice cittadina che voleva raccontare con il suo lavoro, no? Con il suo lavoro poter raccontare, far pensare e vedere altre realtà. Poi la politica, sai, la politica è un'altra forma attoriale, insomma, cioè gli Ah, questo è attori ci interessante, la politica è un'altra forma attoriale. E sì. guarda che non è una frase da sottovalutare, Ma fale quello che vuoi, eh? insomma. No, è interessante perché significa che comunque la consideri come un universo mondo da dover approfondire in ogni caso. Secondo te, cioè, che ti aspetti che guardi questo documento, questo cortometraggio?
Ma chi lo può, chiunque. È rivolto a tutti, il pubblico che può approcciarsi a questo. Tu che viaggio vorresti fargli fare? Guarda, io credo che è rivolto a tutti, insomma, è un po', è globale, è mondiale. Poi c'è sicuramente chi lo apprezza e chi no, perché insomma. L'incrocio di lingue magari è voluto proprio per questo motivo, no? Il fatto che si parlino tante lingue, proprio perché è destinato a livello globale a farsi capire, a farsi comprendere, proprio come questa pandemia, diciamo. Sì, io credo che tanti di noi, io l'ho voluta, ho fatto con tanti attori, tanti artisti, perché tanti di noi la pensano così, credo. E negli altri artisti, come sei venuto in contatto con loro? Cioè, la loro, Io ho li hai diretto pensati per, fin dall'inizio che dovesse essere multi? Ho diretto personalmente Walter Nestor e Fabrizio Pinsauti, che sono quei due ragazzi, quello pugliese stretto e il Sì, fiorentino. Io ero a sì. Firenze, ci siamo trovati qua in un garage qui dietro, insomma, tutti in vicinanza, e l'abbiamo ripreso. Mentre gli altri l'ho ripresi da lontano, dicendogli come fare la ripresa, e mi hanno mandato il video, lo sfondo nero, camera, primo piano, e poi avevo delle direttive. È stato anche particolare dirigere, no, gli attori così, però gli davo delle direttive, me l'hanno rimandato, io gli dicevo: guarda, qui fai più intensità qua, insomma, le dirigevo da lontano, e un po' complicato, Era però il tuo primo lavoro in differita, chiamiamolo così, era la prima volta assolutamente che ti. sì, ma assolutamente sì, spero anche l'ultimo, Ah, perché speri anche io l'ultimo. No, vabbè, questo lo stiamo un po' sperando spero tutti, l'ultimo, almeno. perché io sono per il contatto, sono per veramente, Tu sono una sei un persona molto. insegnante di bioenergetica, so Io questa sono, cosa. sì, ho fatto poi ho preso la specializzazione di docente di bioenergetica, e sì, quindi sono collegato. Poi faccio acting coaching, quindi collegato alla bioenergetica, lavoro davanti alla telecamera, la vergogna, lavorare sui personaggi. Io ho fatto per tanti anni il metodo Stanislavski Strasberg a Roma con Francesca De Sapio, e quindi poi uno collega un po' tutto, Certo, ma ecco, io immagino che ovviamente come docente di bioenergetica questo momento ti abbia anche un mamma mia. po' cioè. Serve tanto, guarda, serve tanto. A me mi ha aiutato molto la boxe, ti dico la verità, l'allenarmi, io faccio boxe. Per sfogarti, per Ma tirare fuori. non lo so, però sia tecnicamente che fisicamente mantenersi sempre in forma in questo momento per me è, credo, molto importante, e poi radicare con la bioenergetica e meditazione per aiutare, insomma, in questi momenti veramente di sconforto e grandi sbalzi di umore, perché Chiaro. comunque è un periodo veramente allucinante. Tu E hai quindi mai ecco, adesso. utilizzato la bioenergetica nei tuoi lavori? Cioè, hai mai fatto un connubio di entrambe le tue consapevolezze, sia quella dal punto di vista appunto di docente di bioenergetica, sia quella di regista e attore? Nei miei lavori dici Sì, con. hanno mai trovato un luogo di incontro? Sì, io credo, sì, sempre, perché comunque anche quando ti prepari per un personaggio, anche come attore, la bioenergetica, che è il bend over, grounding, e quindi il radicamento dei piedi per terra, e vai ad aprire poi i chakra, la respirazione, quello lo colleghi a un riscaldamento del tuo strumento, no? Che il nostro Certo. corpo, normale, è come un violino per un violinista, o un pianoforte, insomma, per un musicista, e quindi noi abbiamo il nostro corpo come attore. E lavorare con gli altri uguale, quando nel momento mi metto di dietro, e quindi come acting coaching o come regista, la bioenergetica può aiutare a radicare, no? E spostare l'energia in basso, perché sennò stiamo un po' tutti attori o di testa, o. E cerchiamo di spostare l'energia, quindi a riscaldare il corpo e spostare comunque l'energia in vari punti, no? Sai che noi abbiamo sette chakra,
e tutte queste cose che. Sì, no, ma sono molto molto interessanti. Io ero rapita in Ah, realtà. ok. Cioè, non ho detto una Ah, parola perché no, no. Ah, stavo ok, no, ascoltando perché cosa dicessi, perché ero non davvero ti. interessatissima. Il fatto di lavorare, no? Che gli attori lavorano solo molto più mentalmente che fisicamente, era molto molto No, sì, interessante no, come ci sono concetto. molti, molti, non dico tutti, perché sennò qui succede un casino. Non dico tutti, però c'è un qualcosa di molto mentale. Sì. Ok, Cioè, invece ci si approccia più facilmente con la mente. con la mente, ma in generale proprio, no? Questo è un paese Viene che, naturale. capito, che viene molto, che ha aperto i chakra. Il quinto, il sei, il settimo, che sono la parte dal cuore in su, il cuore non lo contiamo, dalla gola in su, quindi lavora molto con mentalmente, no? Con la testa. E spostando l'energia, andando un po' più nel corpo, aprendo il cuore, aprendo la pancia, gli organi sessuali, tutto questo comporta che ti scaldi il tuo strumento e quindi lavori con Lavori anche tutto il con, certo, corpo. metti in contatto più punti del corpo, no? Per Sì, ma restituire lo vedi, qualcosa. guarda, lo vedi quando ci sono grandi attori o attrici che lavorano con il corpo. Sì. Veramente si vede, rimani rapito, no? Che ti coinvolgono in tutti i movimenti. Sì, che sanno gestire, sono in contatto più con se stessi rispetto ad altri, certo, Certo, poi. come quando sei naturale, no? Non è recitare, ma è vivere. Ecco, io, ecco perché ritorniamo al neorealismo, alla realtà. A me Ecco. piace proprio l'essenza di vivere, no? Io amo la pittura, la scultura, tutto il contatto, cioè, c'è un mondo dietro, veramente Francesca, c'è una grande bellezza che è ovunque, insomma, per me. Beh, è bello che tu sappia riconoscere un universo in un uomo. È bello questo Eh concetto. sì, Eh sì. sì. Allora, dove possiamo vedere sono io? Dove lo possono vedere i nostri telespettatori? Sono io, guarda, in questo momento per tutte le sale che chiaramente come sappiamo che sono chiuse, quindi non si può fare proiezioni, e si può vedere su YouTube, si può vedere su Vimeo, c'è un link che ho messo ora da pochissimo perché siamo stati, insomma, come hai detto tu, selezionati in vari festival e quindi non si potevano mettere, ora da poco abbiamo deciso di metterlo e trovate il link, sono io di Ciro Rossi, Ciro scritto con la Y, Ciro alla e ci greca? alla greca. Eh sì. E lì lo potete vedere e spero che vi Benissimo. piaccia. Noi possiamo seguirti sui social per vedere anche gli altri tuoi Certo, lavori? Ok. assolutamente. Bene, Sì, allora sì, sì, sì. seguite Ciro Rossi sui social. Noi, Ciro, ti ringraziamo tantissimo per essere stati con noi, per aver accettato il nostro invito e per questa splendida chiacchierata. Per Francesca, è stato un piacere, è noi. veramente grazie. Ciao. Ciao, Buona ciao e serata. torna a Babylon. Ciao. Ciao. Ciro Rossi, regista e autore di Sono io Babylon. È finito qui, ma domani ricomincia e riprende le sue puntate con voi. Ci vediamo sul 264 del Digitale Terrestre, qui su Cusano Italia TV. Ciao.